Ciao a tutti, sono Valentina, benvenuti nella seconda parte dedicata a quelle che sono le top dei manga letti nel 2019. Come ho detto la scorsa settimana, oggi sono qua per farvi la top 15 di quelli che sono stati i titoli che ho recuperato, che sono continuati ad uscire in questo 2019 e che quindi non sono effettivamente delle novità. E anche qua ne abbiamo un po'. Vale lo stesso discorso del video precedente, mi sono seduta a tavolino, ho segnato tutti i titoli e i primi che mi sono venuti a istinto ho capito che erano quelli che non potevano mancare in questo video. L'istinto non sbaglia mai. E come vi ho detto anche la settimana scorsa, anche qua sono titoli che hanno fatto breccia nel mio cuore per quanto riguarda me. Possiamo anche non essere d'accordo, però i gusti sono comunque molto personali. E quindi ci tengo in questo caso a chiedere a voi di farmi sapere qua sotto quali sono state le serie attualmente in corso, magari serie complete che avete recuperato e letto, che più avete preferito durante questo 2019. Questi sono sostanzialmente i miei. Anche qua l'ho diviso in due, prima quelle che sono le serie complete, volumi unici, poi quelle che sono le serie che ancora sono in corso, di cui insomma non parleremo tanto perché sono ancora serie in corso e non voglio fare spoiler a nessuno. Come ho detto nel video scorso, anche qua mi ripeto che J-Pop ha sfornato tanti bei gioiellini quest'anno, anche se io, e ora vi farò vedere l'edizione J-Pop, io non ho letto questo manga nell'edizione J-Pop, ecco perché l'ho messo qui, perché fondamentalmente ho letto la parte, la versione più vecchia, non quella che è uscita nel 2019. Ho solo fatto un cambio di edizione, sto ovviamente parlando del clan dei Po di Moto Hagio. Moto Hagio ho fatto un 2 su 2 quest'anno, è diventata, come ho detto, una delle mie mangaka preferite. Il clan dei Po è un titolo che mi ha colpito tantissimo, veramente meraviglioso, una storia che parla di vampiri, ma lo fa in una maniera raffinatissima che riporta veramente a quella che è la letteratura più vecchia europea e ai vampiri più classici, più amati, più importanti all'interno appunto del campo letterario. I personaggi sono meravigliosi, la storia è veramente immutata nel tempo che vi colpirà tantissimo. Approfittatene proprio perché è uscita questa nuova ristampa J-Pop, rivisitata come traduzione, un'edizione meravigliosa con le pagine a colori e addirittura in fondo potete trovare anche quella che è la cronologia effettiva degli eventi che incontrerete durante la lettura, cosa che nell'altra versione non c'era e che è molto utile per capire esattamente il punto della situazione e il senso cronologico di quello che andrete a leggere, perché sarà un continuo salto avanti e indietro e può essere che ci si possa perdere. Ma difficilmente si sta molto attenti con i periodi e poi magari prendete gli appunti. Io veramente mi sono divertita tantissimo a cercare di capire in che punto della storia ci trovassimo quando l'ho letto, perché non avevo la cronologia nella versione della non in manga. Consigliatissimo, bellissimo, non poteva mancare e anche questo è sicuramente un capolavoro della letteratura manga classica che per gli amanti del genere non può assolutamente mancare fra le vostre letture e all'interno della vostra biblioteca personale. Consigliatissimo, una storia di vampiri meravigliosa che continuerò a dire ve lo consiglio finché non mi stanco, cioè mai. Serie che ho recuperato quest'anno lasciandoci un rene, ma i soldi meglio spesi della mia vita e che non smetterò mai anche in questo caso di consigliare, ovviamente nel possibile, perché non esiste una ristampa. Qua abbiamo un volume identificativo perché al momento l'ho prestata ad Anna. Perché gliela volevo far leggere, sono sicura che apprezzerà. Sto parlando ovviamente di Proteggi la mia terra di Saki Watari. Non poteva mancare anche qua. È diventato uno dei miei manga preferiti di sempre. Un perno importante alla letteratura manga che ha dato una rivoluzione assurda a quello che è il manga shoujo, completamente diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Una storia che parla di vite passate, di reincarnazione, di fantascienza, di altri mondi, di alieni, di umani. C'è veramente di tutto e oltretutto, nonostante sia uno shoujo, la storia d'amore è la cosa che sì, va a unire il tutto, ma lo fa in una maniera veramente particolare, diversa dal solito, che non mi è mai capitato di leggere in nessun'altra storia. E io ne ho lette veramente tante da quando ho iniziato a leggere manga. Un manga originale, dove ogni pezzo del puzzle va al suo posto, ci vorrà un po' per riuscire a capire tutto il mondo che Saki Watari ha creato, tutta la psicologia dei personaggi, conoscerli per bene, ma una volta arrivati alla fine ve ne innamorerete, punto. Il titolo che ho letto quest'estate, che mi ha veramente molto colpito, tanto che per Natale mi farò regalare da mia madre l'altro volume che è uscito sempre per la collana Showcase della Dynit, sto parlando di Cocoon di Machiko Kyo. È uscito anche Diario di Hanako, che è un rifacimento del diario di Anne Frank, che recupererò sicuramente perché lo voglio assolutamente leggere.
mi ha veramente molto colpito per la brutalità in realtà che va a trattare uno degli, diciamo, delle battaglie più cruente di quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale, cioè la battaglia di Okinawa. E lo fa andando a trattare quelle che sono delle figure femminili molto particolari di cui non si conosce moltissimo. E lo fa in una maniera che veramente ti va a colpire e farti venire un magone assurdo. La crudezza, la brutalità di tutto viene descritto tramite dei disegni molto particolari, che sono anche molto abbozzati in certi casi, ma secondo me nella loro essere abbozzati, allo stesso tempo vanno a rendere alla perfezione, a presentarti alla perfezione quello che davvero è stata quella battaglia, una battaglia cruda, crudele, molto ricca di morte, di perdite, e lo fa veramente in una maniera emotivamente molto molto forte, che va assolutamente a colpire il lettore. È un titolo che non consiglierei a tutti, ma se vi volete cimentare in un titolo del genere, fatelo perché vi aprirà gli occhi su tantissime cose che magari non si conoscono della Seconda Guerra Mondiale. Serie che ho letto a inizio anno e che mi ha colpito molto per il suo essere molto attuale, molto reale e niente di particolarmente, diciamo, entusiasmante con colpi di scena, ma veramente umana sotto certi punti di vista. Sto parlando di Chisakobe, anche questa è uscita per la J-Pop, è composta da 4 volumi. Questo è stato un regalo di Natale di Doni, che io ringrazio tantissimo, e dopo che ho letto questo non ho potuto assolutamente non recuperare subito gli altri tre. È una serie, come ho detto, che mi ha colpito molto per il suo essere veramente, anche in questo caso, niente di particolarmente particolare, bensì molto attuale, molto reale, una storia molto viva di tutti i giorni che vede, diciamo, le vicende di quella che sono dei personaggi un po' assurdi. Il nostro protagonista, che rimane praticamente orfano perché la ditta dei genitori va a fuoco, i genitori perdono la vita, si troverà a dover rimettere in piedi tutto quanto con l'aiuto di questa ragazza, che è una ragazza un po' particolare, che, diciamo, deciderà di aiutarlo diventando un po' una domestica in casa sua. E quindi vedremo tutto quello che si andrà a creare dopo questo incendio, le conseguenze che porterà e le risoluzioni che porterà ora della fine. Mi è piaciuto veramente tanto. Una storia che non sono abituata a leggere perché, come ho detto, è molto reale, molto spicciola, molto, molto umana, ma che mi ha colpito proprio per questo. Poi anche i disegni sono bellissimi. Io ve la consiglio se vi piacciono e volete affrontare qualcosa di veramente molto diverso, ma molto reale nel suo essere. Anche qua ho preso il primo cofanetto che mi è capitato in mano per il semplice fatto che li ho ancora da sistemare in libreria, quindi sono ancora tutti accatastati nell'angolo in camera dei miei, coperti da delle lenzuola, se no i gatti fanno il disastro. Sto parlando di Fruit Basket. Non poteva mancare. Anche questo mi ha colpito molto per la varietà di personaggi che ci sono e la perfezione in cui la storia viene descritta e trova il suo punto di inizio e il suo punto di fine. Ho adorato Fruit Basket, ora capisco perché anche in questo caso è una serie che in qualche modo è sempre stata molto apprezzata negli anni. Sapete che sta uscendo anche l'anime rifatto, che è più fedele al manga e sta andando avanti, è stata annunciata anche la seconda stagione. Devo ancora mettermi in pari, ma lo recupererò. Ho adorato Fruit Basket, non lo nego, non smetterò anche in questo caso mai di consigliarvelo. Uno shoujo, sì, che presenta quelli che sono i soliti canoni di shoujo, ma lo fa in maniera molto particolare, trattando quello che è una situazione, un argomento non sempre trattato, quello dello zodiaco cinese, dove ogni animale, ogni spirito di animale va a, diciamo, possedere un personaggio di una determinata famiglia, che è una famiglia molto misteriosa con cui la nostra protagonista entrerà per caso in contatto. Bellissimo, consigliato, adorerete tutto quanto. Anche in questo caso, un po' come è avvenuto con Notte dell'appartamento 107, infatti ve ne avevo parlato assieme, ci tengo a citarvi questo titolo perché veramente mi ha colpito molto per il modo in cui ci va a descrivere quella che è la bellezza delle piccole cose. Sto parlando dell'uomo che cammina di Jiro Taniguchi. Non avevo mai letto niente di Taniguchi, questo è stato il mio primo Taniguchi e non me ne sono affatto pentita. La delicatezza, i minimi dettagli che ti va a mostrare, proprio l'osservazione di quelle che sono le piccole cose quotidiane che ci circondano, ma che se davvero non ci fermiamo ad osservarle, ce le perdiamo, ci perdiamo quelle bellezze che in qualche modo
Hanno sempre fatto parte di noi, ci hanno sempre circondato, ma mai le abbiamo davvero viste, col cuore, con gli occhi, con l'anima, perché sempre presi da quella che è la frenetica quotidianità che ci circonda. E questo è un volume che fa veramente molto riflettere su questa cosa e mi è piaciuto tantissimo, tanto che non poteva non mancare fra i manga che comunque più belli che ho letto nel 2019. Ultimo volume unico prima delle serie, ma non certo per importanza, è il volume di In questo angolo di mondo di Fumio Kono. Sapete che mi sono fatta una scorpacciata di questo titolo quest'estate, ho letto il libro, poi questo, poi ho visto il film d'animazione e li ho amati tutti e tre in egual modo. Ognuno di essi si vanno un po' a completare a vicenda. La versione originale è appunto il manga che Planet Età ha pubblicato in questo volumone unico che costa comunque 26 euro, ma è davvero una bella edizione. E anche il manga merita, ecco, il prezzo che costa. Disegni che mi sono piaciuti molto, una storia che va a trattare quella che è ovviamente la seconda guerra mondiale con annessa anche bomba atomica su Hiroshima, anche se nonostante quella rimanga un pochino più in disparte rispetto a tutto quello che è il resto, quello che si percepisce di più è proprio quanto la guerra sia andata a colpire in particolar modo quelli che sono coloro che l'hanno subita, quindi i cittadini, le persone che stavano al di fuori delle battaglie, ma che in qualche modo hanno lo stesso combattuto le loro battaglie durante questo periodo. E questo traspare tantissimo tramite questa storia che vi consiglio assolutamente di recuperare. Magari guardatevi il film d'animazione, recuperatevi il libro se proprio non volete prendere il manga, ma vi consiglio assolutamente anche quella che è ovviamente la sua forma originale e mi è piaciuto veramente tantissimo. Per quanto riguarda invece le serie ancora in corso, ho selezionato 8 titoli fra tutti quelli che hanno continuato ad uscire o che magari sono finiti in questo 2019 che mi hanno particolarmente colpita e sono esattamente questi. Anche qua mi rendo conto che ci sono sempre titoli molto diversi fra di loro, il che non mi può far altro che rendere felice. Il primo innanzitutto che vi cito è The Seven Deadly Sins, in particolare proprio, ho preso proprio questo numero 28 perché secondo me è uno dei più belli che sono usciti nell'arco di quest'anno. Quest'ultima parte di storia mi sta piacendo tantissimo, quella dedicata alla guerra antica, quindi scopriamo quelli che sono un po' misteri e cose che non sapevamo prima di ora. E niente, mi colpisce sempre di più, lo vedo di vedere la nuova stagione dell'anime, io sto aspettando che la mettano su Netflix, che si rifà proprio questa parte di storia. E niente, devo ancora leggere gli ultimi due volumi che sono usciti, ma mi metterò presto in pari, sta di fatto che comunque io amo follemente The Seven Deadly Sins. È uno shonen a carattere fantasy che so che magari tanti non apprezzano, ma che a me riesce a colpire sempre di volume in volume e sto amando ancora in egual modo come quando l'ho iniziato a leggere. Non dico niente, tranne forse il titolo dei Promised Neverland, vi basterà capire il perché è finito qua dentro. Ormai è già il suo secondo anno di fila che finisce nella mia top, forse il più bello, non vedo l'ora di andare sempre più avanti. Ho detto sempre ogni volume nuovo con tantissima trepidazione e ansia, quindi vabbè, adesso vediamo un po' come andrà a concludersi tutto una volta che arriverà alla fine. Ho scelto proprio questo perché questo è il volume che porta alla fine della saga di Goldie Pond, che a me è piaciuta veramente tanto, adrenalinica, strategica, come ormai conosciamo essere il manga, ma che mi ha colpito particolarmente, a me è piaciuta veramente tanto. Anche se quest'anno sono solo usciti 2 volumi e quindi siamo stati abbastanza secco, Made in Abyss non poteva mancare, in particolare proprio questo 8° volume, che fra i 2 usciti in quest'anno è quello che ho preferito in assoluto. È stato veramente straziante e mi ha colpito veramente tantissimo. Io non so che cosa si fumi, che cosa beva, che cosa mangi quell'uomo per tirar fuori cose del genere. Sta di fatto che questo volume in particolare, ma Made in Abyss, continuerà sempre ad essere una delle serie secondo me più belle che stanno venendo pubblicate in quest'ultimo periodo. È finito, però non poteva mancare perché sapete quanto mi abbia colpita, mi abbia conquistata, mi abbia catturata, quanto io mi sia dedicata a questa serie. Quindi sto parlando ovviamente di Fairy Tail. Ho preso l'ultimo volume per rappresentanza, però vabbè, gli ultimi volumi che sono usciti nell'arco del 2019 mi sono piaciuti tutti. Adesso sapete che sta uscendo la Quest dei 100 anni ed è uscito il secondo volume. Io ancora non ce l'ho perché si sono dimenticati di metterlo da parte in fumetteria. Aiuto! Però sta di fatto, ecco, che Fairy Tail non poteva mancare. I miei amati maghi di Fairy Tail mi mancano tantissimo, ma tanto so che presto lo rileggerò, ricomincerò l'anime per la milionesima volta. Mi ha preso talmente tanto che non potevo non metterlo fra, secondo me, quelli che sono i miei manga più belli del 2019. Poi a me, ripeto, il finale di Fairy Tail è piaciuto moltissimo. So che a tanti non è piaciuto, ma secondo me è perfetto per andare a chiudere una storia di questo genere. Io non so cosa sia successo alla Gon, per fortuna quest'anno ne ha pubblicati un po', ora manca solo l'ultimo perché finisca, Elis Academy.
di Tachibana Higuchi non poteva mancare. In particolare, proprio questi ultimi volumi mi stanno piacendo tantissimo, sono veramente emotivamente molto forti e strazianti. Non vedo l'ora di leggere gli ultimi tre, ho recuperato il 29 e 30, devo ancora leggerli, adesso poi aspettiamo sperando che il 31 esca direttamente questo mese, così la chiudiamo e siamo tutti molto felici. Sta di fatto che io continuerò sempre a consigliarvi anche Alice Academy, uno shoujo molto diverso dal solito, uno shoujo veramente che porta i personaggi e la storia a crescere tantissimo di volume in volume e ti porterà ad affezionarti uno di essi in maniera assolutamente pura, assolutamente non li potrai odiare, perché in un modo o nell'altro li amerai tutti, tranne forse il preside elementare, quello vorresti vederlo morto sempre e comunque, ma quelli sono dettagli. Altro titolo che non poteva mancare è ovviamente quello di arte di Keio Kubo. Anche qua io sto amando tantissimo, in particolare quest'ultimo volume mi ha colpita molto proprio per la crescita interiore che arte sta facendo professionalmente. E sono contenta che l'anno prossimo uscirà anche l'anime di arte, non vedo l'ora assolutamente di vederlo. Io sto amando questa serie così bella, così comunque intensa e a me piace moltissimo. A me piace sempre tanto e anche questa continuerò sempre a consigliarvela perché ne vale davvero la pena. E poi parla di noi. Parla dell'Italia, perché non leggerla? Ultimi due titoli anche per questa seconda top manga e ultima abbiamo finito. Il primo è ovviamente Iona, che nonostante abbia avuto un po' di alti e bassi negli ultimi numeri, soprattutto nel volume numero 8, nel 9 si è già ripreso, ecco perché ve l'ho mostrato. Oltretutto uno dei volumi secondo me più belli usciti quest'anno, perché ti vanno veramente a mostrare sempre di più l'interiorità dei personaggi e quanto la storia d'amore si sia presente, ma ci prenda il suo tempo e non sia così prepotente all'interno della trama di per sé, che è spettacolare e a me sta piacendo tanto. Tantissimo. Sono 30 e passa volumi in Giappone, ancora non è finito, ma va bene così perché è una storia fantasy che secondo me ha bisogno davvero di tutto il tempo che le serve per entrare nel vivo ed è una cosa che a me piace molto e per il momento lo sta facendo veramente molto molto bene. E ultimo, non certo per importanza, l'attacco dei giganti. Adesso ho preso il numero 27 per rappresentanza, ma tutta questa ultima parte che ci porta dall'altra parte del mondo mi sta piacendo veramente tanto. Si vede che siamo alla fine della storia, che tutto quello che c'è stato prima, Hajime Sayama lo ha fatto come un... La vera storia inizia qua, non è quello che avete visto prima, e lì tipo gli hanno tirati tanti di cancari, perché non si fa così, Hajime Isayama. Però sta di fatto che mi sta piacendo sempre di più. Devo ancora leggere il 28, lo leggerò nei prossimi giorni e prevedo che non finirà per niente bene, ma ormai è risaputo. Ok ragazzi, anche questa è finita e quindi fatemi sapere qua sotto se voi avete letto qualcuno dei titoli citati o quali sono stati i vostri manga in corso migliori del 2019. Come sempre qua sotto trovate tutti i miei link utili, i miei social, il link ai volumi e come sempre se il video vi è piaciuto invito a lasciare un bel like e iscrivervi così non ci perdiamo domani con la prossima casellina dell'avvento. Io vi mando un bacione grandissimo e vi aspetto domani. Ciao!